Ho detto a mia madre che la mia più grande paura era amare nuovamente qualcuno con tutto il cuore. E lei mi ha risposto: non è vero, non hai paura di amare ancora, ma hai solamente paura di tutto quel dolore che hai già provato. Mi hanno detto che la mia casa puzza di cane e io ho chiesto loro: sai che odore ha un cane? Un cane odora di gratitudine, fedeltà, nobiltà, affetto, amore puro e incondizionato. E nonostante tutto quello che hanno passato, non puzza di rancore. Così mi sento. Fortunato che la mia casa puzza di cane. Sai, non cambiare per farti amare dalle persone. Sii te stesso e le persone giuste ameranno chi sei veramente. Le persone buone sono quelle che ci rimettono sempre, donano il cuore senza chiedere nulla in cambio, hanno paura di ferire, ma vengono sempre ferite. Amano i gesti semplici e trovano il tutto nelle piccole cose. Credono ancora nei valori dell'amore, dell'amicizia, costruiti nel rispetto reciproco, nell'educazione e nella sincerità. Le persone buone le riconosci subito perché hanno il dolore negli occhi e l'amore nel cuore. Con il tempo ho imparato che bisogna credere nei fatti, non nelle parole, che i grandi amici possono diventare dei grandi sconosciuti. Ho imparato che essere innamorati è la follia più bella, che quando le parole mancano la musica parla, che non importa quanto forti possiamo essere, tutti prima o poi abbiamo bisogno di un abbraccio, che le parole scritte rimangono scritte, che chi ti vuole ti cerca, pensa a te, lo dimostra, che non esiste arma più potente delle parole. Ho imparato che gli amici si possono contare sulla dita di una mano, che un sorriso ha il potere di cambiare il mondo, che se vuoi qualcosa devi alzarti e impegnarti, e soprattutto ho imparato che nella vita non bisogna essere perfetti, ma essere felici. Che strano l'essere umano. Litiga con i vivi e regala fiori ai morti. Rimane per anni senza parlare con un vivo e quando muore gli rende omaggio. Non ha tempo per andare a trovare un vivo. Però rimane un giorno intero ad una veglia. Non si interessa di un vivo, però si dispera di fronte ad un morto. Sembra quasi che la cosa più preziosa sia la morte e non la vita. Grazie mille per restare con Just Funny World. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie, restate bene.